Sfiora quota 200 il numero degli equipaggi che si prenderanno la scena tra i tornanti e i saliscendi delle valli di Lanzo, in occasione del Rally Città di Torino. Kermesse, che ormai da 36 edizioni, scrive la storia del motorismo piemontese. La manifestazione avrà in pienezza il suo punto nevralgico, con partenza ed arrivo previsti presso l'elegante cornice offerta da Villa Loiman, oggi sede del municipio e casa di tutti i cittadini di Pianezza. Ciò che lo ha reso celebre è sicuramente il Ponte del Diavolo, risalente al 300 e secondo la leggenda costruito dal diavolo stesso. I comuni interessati dalla manifestazione sono molti e aggiungono ogni anno, ciascuno a modo proprio, nuovi capitoli nella storia del Rally Città di Torino. Primo tra tutti, Lanzo Torinese, un borgo di origine medievale situato nel cuore delle valli omonime, le valli di Lanzo. Tra i prodotti tipici locali ricordiamo i torcetti, biscotti arrotolati, un caposaldo della pasticceria secca piemontese, e i grissini, inventati da un medico lanzese per la corte sabauda nel 600. Monastero, mezzanile e l'immancabile Col dell'Is, diventato emblema indiscusso della competizione. Sarà questo il palcoscenico per una due giorni di alto livello. E noi siamo pronti a portare lo spettacolo del 36esimo Rally Città di Torino ancora una volta nelle vostre case. L'edizione numero 36 del Rally Città di Torino si proponeva ai suoi commensali con un menù molto accattivante. Come prima portata i 7 km e 500 metri della prova di Monastero, a seguire per secondo ancora 7 km e 500 metri di prova speciali, quelli della Mezzenile e per concludere come dessert i 14 km e 400 metri della Lys. Il tutto da ripetersi per un totale di 58 km e 800 metri di prove speciali. E con un menù così i partecipanti alla festa non si sono certo fatti pregare. 125 gli equipaggi che domenica mattina hanno preso il via della gara, che da subito ha fatto intendere che fare previsioni sul vincitore sarebbe stato impossibile visto l'alto livello dei pretendenti alla vittoria. Si comincia con la Monastero e Jacopo Araldo si mette subito davanti al trenino degli inseguitori, capitanato da Elvis Chantre, a soli 2 secondi e un decimo, con Corrado Pinzano terzo a 5 secondi. Primo passaggio anche sulla Mezzenile e Chantre prova subito a ricucire lo strappo, andando a vincere la prova con 1 secondo e 5 decimi di vantaggio su Araldo. Terzo in prova questa volta è Patrick Gagliasso, con un ritardo di solo 4 secondi e 3 decimi dal primo. Tutti si aspettano sulla Lys i distacchi maggiori. Araldo primeggia ancora, ma Chantre gli cede solo 1 secondo netto di vantaggio. Al parco assistenza la classifica è tutt'altro che definita. Araldo è primo, ma il distacco da Chantre non è di quelli che ti permettono di guidare con il braccio fuori dal finestrino. Solo 1 secondo e 6 decimi. Terzo è Gagliasso a 14 secondi e 8 decimi. Secondo passaggio sulla Monastero. Araldo fotocopia il tempo del primo passaggio e vince di nuovo la prova. Dietro di lui Chantre è ancora ancorato al paraurti della sua Skoda a meno di 2 secondi. Corrado Pinzano è terzo e in caccia per il posto sul podio recupera qualche decimo a Gagliasso. Sul secondo passaggio della Mezzenile la musica non cambia e Araldo vince ancora. Chantre non molla la presa, rimandando all'ultima prova la consacrazione del vincitore di giornata. Sulla lunga Lys i tempi si alzano di quasi 2 decimi a chilometro per tutti, ma il vincitore è ancora Araldo, con 3 secondi e 4 decimi su Chantre. Terzo in prova è Angelo Morino, che dimostra di avere un buon passo, ma ormai i giochi sono fatti. A Pianezza, in uno scenario unico creato dalla magnificenza della Villa Loiman, tutto è pronto per accogliere e festeggiare il ritorno della carovana del rally. Come al solito per noi di Rally Dreamer TV, è doveroso dare la meritata visibilità a tutti i vincitori di ogni singola classe. Sì, direi che 36 anni sono tanti, siamo riusciti a farla
organizzarla in continuazione senza nessuna interruzione, questo ci onora, anche grazie alla collaborazione di tutti i comuni dove attraversiamo, anche se il percorso è più o meno sempre simile. Cominciamo dalla coppia formata da Giorgio Enrico Peracchioni e Giordano Simone Galati, che con la Citroen DS3 si sono aggiudicati la classe R1B. La classe Racing Start fino a 1600 cm cubici è stata preda della brava Anna Di Massa, che con l'aiuto di Riccardo Mosca sul sedile di destra ha saputo sfruttare al meglio la sua Renault Twingo. In classe RA5 nazionale la voce grossa l'hanno fatta Igor Parricone e Fabrizio Rizzo, che hanno piazzato davanti a tutti la loro Suzuki Swift. Alessio Berte e Andrea Antonio Materi hanno spremuto al massimo la cavalleria della loro Rover MG ZR105, aggiudicandosi la classe N1. Buona prestazione, coronata dalla vittoria di classe Racing Start fino a 1400 cm cubici, quella ottenuta da Luca Gilberto Remo Aries e Gianpietro Aries su Peugeot 106. Mostriciattolo non facile da addomesticare, la Fiat 600 con cui Dennis Bianchi e Alessio Capra hanno ottenuto il successo in classe A0. Claudio Leonardi e Aniello Dura hanno brindato sotto il palco di arrivo per festeggiare la vittoria in classe A5 con una impensionabile Peugeot 205. Con una Fiat grande punto non si poteva che puntare alla conquista di un grande risultato, e così hanno fatto Alessandro Paiola e Fabrizio Zanon, andando a vincere la classe Racing Start Plus fino a 1400 cm cubici. A portare a casa il trofeo dei vincitori in classe Racing Start Plus fino a 1600 cm cubici ci hanno pensato Alberto Rustichelli e Luca Scavino, veloci e costanti con la Peugeot 208 GTI. Frediano Carlevato e Alessandra Bianchetta si sono imposti invece in classe Racing Start fino a 2000 cm cubici, lasciando scorrere il più velocemente possibile la loro Renault Clio RS lungo le impegnative speciali del rally. Vittoria in solitaria della classe R1 per Marco Petracca e Cristian Trivellato, che seppur in assenza di avversari non ci hanno pensato nemmeno ad alzare il piede dall'acceleratore della loro Renault Clio. I primi di gruppo Racing Start sono stati i vincitori della RS Turbo fino a 1600 cm cubici, Gabriele Priante e Alberto Eriglio, abili a spremere la Mini Cooper S messa a loro disposizione. Le vorrebbero pensionare, ma fino a quando daranno così tanto spettacolo, le Renault Clio Williams saranno le regine della classe A7, come quella con cui Paolo Colombo e Carola Fornero si sono aggiudicati il primato di classe. Skoda Fabia sì, ma quella nelle mani di Jürgen Oehlmeier e Francesco Maggiolino non era un R5, ma una Super 2000, a loro la coppa più alta dei vincitori di classe. In classe N2, duello all'ultimo secondo fino alla fotocellula del fine prova dell'ultima prova. Alla fine la vittoria se la sono aggiudicata Fabio Breglia e Daniele Savanta Leina su Citroen Saxo VTS. Un giro completo di orologio hanno compiuto le lancette per segnare il distacco con cui Alberto Verna e Ugo Montaldo hanno padroneggiato sugli avversari in classe N4 con la loro Subaru Impreza. Ottima prestazione per Riccardo Gandolfi e Serena Vacchieri, che hanno portato alla vittoria di classe N3 la loro Renault Clio RS, aggiudicandosi anche il primato di gruppo M. I carburatori della loro Citroen C2 producono musica celestiale per gli appassionati che la vedono passare, ma Andrea Lomonaco e Fabio Gulmini hanno anche saputo sfruttare al massimo la sua cavalleria, portandola alla vittoria della classe K10. Non ce ne sono molte di Porsche 997 GT3 nei rally, ma Maurizio Fratti e Alessandro Verna non si sono certo sentiti fuori luogo, dimostrando di potersela giocare alla grande con autovetture molto meno ingombranti, andando a vincere la classe RGT e piazzandosi in 24esima posizione assoluta. In classe R2B, i vincitori Alberto Branche e Nadir Bionaz hanno fatto gara a parte con la loro Peugeot 208, imponendosi sugli avversari con distacchi importanti. Distacchi ciclopici anche in classe A6, dove Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno signoreggiato con la loro bellissima Peugeot 106. Ancora una Peugeot 208, ma questa volta turbo, quella con cui Marco Blanc e Luca Lattanzi hanno vinto la classe R2C, inserendosi ad un soffio dalla top 20 nella classifica assoluta. In R3C la vittoria di classe non è mai stata messa in dubbio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, che alla fine hanno parcheggiato la loro Renault New Clio in 14esima posizione assoluta. Tutti si aspettavano un'altra bella gara dal duo formato da Francesco Aragno e Walter Terribile, e loro non si sono certo tirati indietro.
primi di classe Super 1006 e decimi assoluti. Forse si poteva fare meglio, ma non con una Renault Clio. Davanti a loro solo R5. E adesso è arrivato il momento di festeggiare il podio finale, cominciando da Corrado Pinzano e Marco Zegna, terzi assoluti su Skoda Fabia Evo. Scendere dall'Apollo, dove ci eravamo trovati bene, quindi abituandoti a un tipo di guida, a risalire sulla Skoda senza praticamente aver fatto test eccetera eccetera, diventa sempre un po' difficile rispetto a Jacopo ed Elvis, che comunque di gare con la Skoda ne hanno fatte tante. Secondo gradino del podio per Elvis Chantre e Fulvio Florean, anche loro su Skoda Fabia Evo. Noi sulla seconda abbiamo provato comunque a reagire, però i distacchi erano veramente risicati. Abbiamo continuato ad attaccare perché comunque era nel nostro interesse cercare di vincere, ma oggi lui è stato veramente bravissimo. E adesso tutti in piedi ad applaudire Jacopo Araldo e Lorena Boero, vincitori della 36esima edizione del Rally Città di Torino. Sono quattro, quindi per me è la gara sicuramente più importante, che mi ha dato più soddisfazioni in questi anni. In realtà la soddisfazione più grande oggi è stata quella di duellare a decimi con due grandi avversari che sono Elvis e Fulvio, e quindi una vittoria che vale doppio, ecco, per il livello appunto del duello. A loro anche il premio messo in palio dall'organizzatore per ricordare un grande appassionato. È un premio per Tutor, che era un amico per prima cosa, ed era una persona di amica di tutti. Amica dei piloti, amica degli appassionati, amica dei navigatori. È mancato prematuramente all'inizio di quest'anno e, siccome era molto affezionato alla prova dell'Isla, considerava l'università della curva, vogliamo ricordarlo così.